Allora ragazzi, praticamente ecco perché rimanere in Serie A diventerà qualcosa di fondamentale, fondamentale, fondamentale. Rimanere in Serie A è diventato qualcosa di fondamentale proprio perché, come vi dicevo quest'estate, da quest'estate, anzi da prima di quest'estate, io vi ho sempre detto, ragazzi, Dortmund non lo dobbiamo vendere, non lo dobbiamo vendere adesso. Non lo dobbiamo vendere adesso perché con i prezzi che chiedono, cioè che offrono, è come se ci stessero facendo l'elemosina, l'elemosina. Io vedo calciatori molto più deboli di Dorgu venduti a 20-25 milioni. Dorgu, come minimo, ho detto, dobbiamo prendere dai 30 ai 40 milioni. Ecco, parliamo di Dorgu, parliamo di Dorgu. C'è questo giornalista, no? Francesco Modugno, giornalista di Sky, che gli hanno chiesto: ma Dorgu quindi andrà al Napoli? E questo ha risposto: al Napoli. Dobbiamo vedere se il Napoli è disposto a spendere una cifra che va dai 40 ai 50 milioni. Dai 40 ai 50 milioni. Perché? Ho detto, perché il valore di Dorgu sta aumentando giornata dopo giornata, e non solo per il fatto che Dorgu stia giocando, no? Bene, stia giocando sempre meglio, stia giocando sempre più sicuro, no? Che abbia quella personalità che cresce davvero di giornata in giornata, ma per il fatto che tante squadre si stanno buttando su Dorgu, stanno chiedendo informazioni su Dorgu, vogliono Dorgu, vogliono Dorgu. Quindi è proprio per tutti questi motivi che il costo di Dorgu aumenterà, aumenterà, ma non è aumentato, aumenterà ancora. Chi vuole Dorgu deve cacciare una cifra che va dai 40 ai 50 milioni. Ora vi ritrovate in tutti i video che ho fatto, ma non so da quanti mesi faccio video su Dorgu, dove dico, ragazzi, teniamocelo Dorgu. Cioè, ragazzi, è logico che voi eravate d'accordo, però no, rivolto alla società, teniamocelo Dorgu, perché con Dorgu noi ci facciamo le squadre per i prossimi 10 anni, per i prossimi 10 anni, con quello che spendiamo ogni anno, noi ci facciamo calciomercato per 10 anni con Dorgu. Ed ecco che questo Francesco Modugno dice che il Lecce potrebbe fare la plusvalenza più alta di sempre della sua storia, proprio grazie a Dorgu, proprio grazie a Dorgu. Quindi Corvino, che non è scemo, ecco, io parlavo proprio con un amico ieri nei commenti, che diceva: io mi fido di Corvino. Lui, no, ha scritto: guarda che io mi fido di Corvino. Corvino ogni tanto fa quell'operazione, no, che non capiamo, come è successo con Bonifazi, per esempio. Ne sto prendendo una qualsiasi. Con Bonifazi, no, ci prendiamo un calciatore già rotto, lo curiamo, lo rimettiamo a posto, lo rimetteremo a posto e lo rimanderemo a Bologna guarito, guarito. Lui sarà pronto per giocare con il Bologna. Praticamente l'abbiamo messo a posto noi, a spese nostre. Allora, ogni tanto ma ragazzi, c'è la fesseria, no, di Corvino, ma ragazzi, dobbiamo pure pensare che Corvino nella sua carriera, ora non lo so, no, quante operazioni ha fatto da quando fa il direttore sportivo, da prima ancora del Casalano, no, del Bernole, cioè avrà migliaia e migliaia di operazioni. È logico che poi una ogni tanto, no, sarà un flop, è logico. Però, detto questo, e ne ha fatte davvero tantissime che hanno portato nelle sue squadre fior fior di milioni. Voi dovete pensare che a gennaio, pensate solamente a questa cosa qua, a gennaio la Fiorentina riceverà dalla Juventus altri 8 milioni ancora di Vlahovic ancora. Ormai sono 2 stagioni che Vlahovic sta alla Juventus. E ancora la Fiorentina sta prendendo soldi, tanto per dirvi, per farvi un esempio, no? Vlahovic, lui è andato e si è preso con 4 noccioline. Alla Fiorentina sono entrati 90 milioni, perché sono entrati anche i bonus alla Fiorentina. Quindi capite, nessuno mette mai metterlo in discussione,
col vino, mai. Ogni tanto però da leccese lo criticherò per qualche operazione, ma detto questo è una critica a sé stante, cioè nel senso su quell'operazione, ma col vino mai prenderei un altro direttore sportivo al posto di Corvino, io. O poi ognuno ha il senso pensiero, ci mancherebbe, però io sapete come la penso, io critico perché voglio bene, ma una società come quella del Lecce, con Sticchi Damiani a capo, e un direttore sportivo come Corvino, io bacio sempre a terra per averli a Lecce, per averli a Lecce. Allora, quindi parlavamo di Dorgo. Sapete che c'è Chelsea e Tottenham, ma ci sono Napoli, Juve e Milan in Italia, però ragazzi, a queste cifre io penso che tranne la Juve, tanto la Juve problemi di soldi non se ne fa, con tutto che c'ha 200 milioni di rosso in bilancio, però sapete lì ci sono sovvenzioni statali, ma che me ne frega, se a me mi danno davvero 50 milioni può andare dove vuole Dorgo. Anzi preferirei più vederlo in Italia e godermelo, però secondo me Napoli, Juve e Milan non avranno mai vita facile contro gli inglesi, contro squadre di Premier. Ragazzi, l'ultima squadra, cioè la squadra che retrocede, anzi, la squadra che sale dalla Serie B della inglese alla Premier, prende 20-30 milioni in più di diritti TV della prima in Italia, di quella che vince lo scudetto in Italia, cioè capite? Lì stanno davvero pieni di soldi, i soldi li possono buttare. Oggi investire su Dorgo è davvero un investimento, cioè i soldi ti rientrano. Dorgo è troppo giovane, Dorgo pure a tenertelo 3-4 anni in squadra, te lo rivendi che ce n'ha ancora 23-24 gli anni e lo rivendi a quanto vuoi, però è un calciatore forte che è destinato a diventare sempre più forte, sempre più forte, perché è un calciatore del 2004 che già con i pari, cioè con calciatori di Serie A giganteggia, già significa che è qualcosa in più. Quindi godiamoci Dorgu fino a fine campionato, fino a fine campionato, fino a fine campionato, non fino a gennaio, fino a fine campionato, e poi lo salutiamo, gli diciamo grazie, lui dirà grazie a noi, all'ambiente Lecce, perché Lecce lo ha fatto crescere, e amen. Però a Lecce entreranno tanti soldi, ed è questo il motivo per cui il Lecce si deve salvare, perché se il Lecce si salva, pure ad investire il 10% di quello che prendiamo, il 15% di quello che prendiamo da Dorgo, tu, una squadra buona, la metti su, ok? Perché se noi siamo abituati a fare mercato con le noccioline, davvero, immaginate se dovessimo usufruire del 10-15%, il 20% della somma che entra da Dorgo, capita? Ok, mi è piaciuto lo striscione dell'Albania, no? Gli albanesi si identificano proprio, non nel Salento. Hanno fatto uno striscione dove dicevano un saluto affettuoso agli amici salentini ai tifosi del Lecce. E loro, a prescindere da Ramadani, loro si identificano proprio nel Salento, si identificano. Ed è bello vedere il giallo-rosso nello stadio di Tirana nella partita Albania-Ucraina, che però purtroppo l'Albania ha perso ed è scesa in Serie C della National League. Quindi, bello, mi è piaciuto leggere questa cosa qua. Comunque, ragazzi, è tornato Rafia, però ancora ne mancano parecchi. E mai come questa volta non mi lamenterò che la partita sia di lunedì. Non mi lamenterò perché diamo quei 2 giorni in più all'allenatore di lavorare sulla squadra, quei 2 giorni in più che cioè, dovrebbero essere fondamentali, fondamentali. Quindi, ma questa volta non mi lamenterò del lunedì. Sapete che io quando gioco di lunedì impazzisco, perché dico: ma che giorno è il lunedì? Che giorno è il lunedì? Che già il lunedì è di per sé, no, un giorno triste. Poi magari va a succedere, non mi fare pensare, che divento proprio no. E questa volta non mi lamenterò, facciamo lavorare Giampaolo e quindi mai come questa volta sono contento di giocare lunedì. E basta, ragazzi, basta. Io
Ogni volta il pomeriggio cerco qualche notizia su Lecce, ma a Lecce è tutto fermo, tutto fermo. Quello che leggiamo la mattina rimane fino alla sera.